Ciao a tutti, buon pomeriggio e benvenuti a questo ultimo appuntamento della giornata con GQ Telefono Casa. Stiamo aspettando il nostro ospite di oggi, che è un grande amico di GQ, nonché voce del weekend di Radio DJ, lo speaker Gianluca Gazzoli. Eccoti! Buongiorno, buon pomeriggio, Ciao! anzi, Buon ciao. pomeriggio! Come va? Come va? Bene, Bene, dai, bene. Tu come va? Come stai bene. passando questa quarantena? Allora, ragazzi, che stiamo facendo? Stiamo innanzitutto cercando di tenerci attivi, perché dobbiamo sempre restare attivi, perché se iniziamo a lasciarci andare, è un casino, non ne usciamo più, anche se devo dire la verità. Queste settimane, cioè l'ultima settimana, o comunque questi giorni, si inizia a accusare un po' il colpo. Fortunatamente, andando comunque in radio nel weekend, che è insomma la mia boccata d'ossigeno che mi dà energia per tutto il resto della settimana, anzi, sono fortunato perché sto vedendo che anche insomma, la radio in questi giorni è particolarmente importante, sia per chi la sta ascoltando, ma anche per chi la fa. Quindi, insomma, Esatto, perché passiamo. ricordiamo che il tuo programma, che è Mega 6, che va in Sì? onda il weekend, sta continuando regolarmente, più o meno regolarmente, ad andare in onda, giusto? Esatto, sì, la radio in generale, se avete ascoltato Radio DJ in questi giorni avete sentito che il palinsesto è un po' cambiato, ci sono alcuni programmi che continuano ad andare in onda, magari alcuni trasmettono da casa, altri programmi si stanno un po' alternando. Io andando nel weekend è cambiato un po' l'orario perché il palinsesto è un po' diverso, ma sto riuscendo ad andare sempre fisicamente, almeno per ora, finché c'è possibile, noi ci siamo. Bene, anche perché se in un momento come questo è cruciale il ruolo dell'informazione, credo che lo sia anche quello di tutta l'industria dell'entertainment. Eh sì, quello non si deve fermare, anche perché se ci fai caso adesso, insomma, in televisione tutto ciò che è dal vivo non è un qualcosa che ti distrae, perché i programmi dal vivo in televisione in questo momento sono tutti quelli legati all'informazione, a insomma, interviste, confronti, e si parla ovviamente di questa situazione e di conseguenza ci stai dentro, anzi forse adesso le persone iniziano anche un po' a... cioè, io sto cercando di guardare un telegiornale al giorno adesso, basta, perché sennò diventa veramente un casino e la testa ci esplode, troppe informazioni, eccetera. Quindi mi sono un po' imposto un telegiornale al giorno e poi per il resto magari ascolto la radio, perché non è che la faccio, anzi, ascolto tanto e molti stanno facendo così, anche perché la radio, pur tenendo considerazione di quello che sta succedendo, riesce a essere live e comunque a parlare anche di altro e a unire. Perché se è giustissimo, ovviamente bisogna rimanere informati, però è anche giusto concedersi quel momento di evasione e se non di felicità, magari quotidiana, perlomeno di ricerca della serenità, che comunque cosa meglio anche della musica è qualcosa che assolutamente riesce a fare, no? Ha un potere di Esatto. astrazione incredibile. No, l'idea è proprio quella di provare a essere trasportati da un'altra parte. Esatto, e quindi musica, radio. Io peraltro volevo commentare con te, te sicuramente saprai, conoscevi già questa cosa, ho scoperto in questa quarantena la tecnologia delle tracce 8 in 8D, che non Cavolo, ma è una conoscevo. roba che ha sconvolto tutti. Adesso non so, probabilmente anche le persone che ci stanno guardando avranno ricevuto dozzine di messaggi su WhatsApp con tutte queste tracce a 8D. In realtà era una roba che girava già da un po' di tempo. Poi si vede che, insomma, in questi giorni il fatto di non avere molto da fare probabilmente ha fatto sì che questa cosa diventasse virale e allo stesso tempo bisogna dire che è sconvolgente. Adesso io non so perché non sono insomma, un ingegnere del Aspetta, suono, un riassumiamo un fonico. attimo per chi magari non sa di cosa si tratta, Esatto. tu correggimi se sbaglio. Praticamente se tu ascolti una di queste tracce in 8D con Sì. tutte e due le cuffie, Solo con è le come se cuffie. tu, solo con le cuffie e con entrambe, è come se tu sentissi il suono muoverti, cioè arrivare da fuori, non da dentro le cuffie, come se arrivassero le fonti sonore da parti diverse della stanza. Tu che se non avevi la sensazione che ci fosse uno fuori che stesse suonando qualcosa o... Cioè, è assurdo. E anche se te stessi in clamoroso. casa da solo con le cuffie, ti astrai un attimo, ti
sembra di essere a un concerto, c'è una cosa Sì. bellissima. Sì, L'ho poi ho ascoltata. visto. Tu che canzoni hai ascoltato così? Perché ce ne sono un po' che stanno girando, eh? Adesso ce ne... io mi sono ascoltata una di quelle che mi ha emozionato di più, è stata Bohemian Rhapsody, che ascoltata così è veramente, cioè, veramente una Sì, bomba. eh? No, non ce l'ho quella, no, me la devi mandare allora, perché quella lì io non l'ho sentita. Ho sentito Alleluia, ho sentito una canzone dance, un po', però quella lì ci sta. Esatto, perché appunto alla fine la quarantena ci sta anche dando il modo di fare delle piccole grandi scoperte. Avendo Sì. più tempo, abbiamo più modo di informarci, di... Sì, di approfondire delle cose che magari prima vivevamo solo in modo un po' superficiale, quindi al di là magari del riscoprire un po' di più le nostre passioni, chi magari nelle passioni che si possono, a parte la passione per la cucina che tutti stanno rispolverando in questo. Non so se tu sei riuscito a trovare il lievito al supermercato, sai che in questo momento è più richiesto No, di se devo essere altro. sincera con te, non l'ho neanche cercato perché cioè, non le facevo prima e già ci controllo perché ci vuole la Ah, quarantena. non sei una di quelle che si è buttata su cose nuove? No, magari Non sulla qualcuno cucina. sì, però mi sto buttando su cose un po' più salutari, sì, non so, quindi sto fissando con la cucina ayurvedica, non so, il lievito non c'entra molto, ecco, quindi... Certo. Però so che c'è questo problema, scarsità di lievito e farina, e invece voi Sì. state... Ecco, ci confermano che oggi il lievito è finito all'asilo. Vedi, 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 vedi. Guarda che è difficilissimo da trovare, anzi, chi lo trova? Non è che ne compri a 100, perché sennò poi non ce n'è più per altri, quindi sennò diventa veramente complicato. Però quella della cucina, ad esempio, vedo che è una passione che tante persone stanno riscoprendo, un po' per ingannare il tempo, un po' perché comunque aggrega magari all'interno della sua famiglia, e poi fa piacere. E, sennò ce ne sono tante altre, come dici tu, anche a livello tecnologico, puoi approfondire delle cose che prima non Tu che scoperta hai fatto? facevi. Che piccola Allora, io mi grande sono scoperta. impegnato. Da una parte era da tempo che volevo iniziare a imparare un sistema nuovo che utilizzo anche per montare i miei video, un programma nuovo, e quindi continuavo a dire no, non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo, adesso mi ci posso mettere. Poi, insomma, tutto il discorso delle videochiamate che non facevo mai perché non me ne fregava assolutamente nulla, adesso ho scoperto un sacco di app diverse da quelle tradizionali, e poi ci sono anche un sacco di app che non sapevo che ti permettono di giocare con gli amici, quindi non so, tu vuoi fare una sera di questo, un gioco di società con i tuoi amici, ci sono delle app che ti permettono, non so, di giocare a Trivia Pursuit, ad alcuni giochi, stando ognuno a casa sua, perché questo dobbiamo fare, però in qualche modo ti fa sentire vicino, ecco, è l'unica cosa. Esatto. Non ho mai fatto così tante videochiamate, forse è quella la cosa che adesso mi sta facendo più strano in assoluto, cioè ci stiamo abituando al fatto di dire, oh, vedo un mio amico e lo devi vedere sul telefono. Esatto. Quando sarà finito tutto questo, ma l'altra sera facevamo la considerazione, magari il prossimo inverno diremo, ma che sbatta piove, vediamoci su House Party. Sì. Beh, da qualcosina di buono prenderemo da questa situazione. Guarda, proprio sabato in diretta abbiamo chiamato Paolo Nespoli, astronauta, ed è stata una telefonata super perché è lui grande esperto di solitudine nello spazio, in spazi decisamente più piccoli. Comunque diceva anche lì, io non sapevo mai quando sarebbe, cioè io sapevo quando sarebbe finito, sapevo che mancava ancora tantissimo, però mi mancavano tantissime cose della terra, la famiglia, eccetera, eccetera, però ho capito che la cosa importante era dare valore a quello che avevo, non a quello che non avevo in quel momento. Ho riscoperto tante cose che poi mi sono tornate utili anche nel corso della vita, quindi spero che possa succedere anche questo a No, noi. esatto, perché al netto di quello che ognuno di noi poi si porterà dentro come esperienza personale, quindi magari arricchimento personale, avremo fatto magari appunto delle piccole grandi scoperte che comunque magari ci torneranno utili. E poi Ecco, comunque... ce ne sono. Dimmi? No, dicevo, ce ne sono un po', speriamo. Esatto, e poi in questo la tecnologia ci sta dando una grande mano, perché pensa se tutto questo fosse successo 15 anni fa, bloccati in casa con Nokia A 3310. giocare a Snake tutto il giorno, cioè va bene tutto, ma con i caratteri limitati nel mandarci i messaggi. Esatto, Per l'idea che... quello un po', per quello a maggior ragione ci dobbiamo impuntare, ma ormai devo dire che mi sembra che tutta Italia l'abbia abbastanza capito sul discorso dello stare in casa, nel senso che il sacrificio che ci viene richiesto a noi, che in questo momento siamo fortunati perché abbiamo la casa, abbiamo tutta una serie di comfort rispetto a quelli
costretti a coloro che sono lì in prima linea, diciamo, a lottare in questa situazione, il nostro sacrificio è veramente minimo. Poi è chiaro che dispiace a tutti ed è una situazione assurda, però rispetto ad altre cose che stiamo vedendo in questi giorni, è il minimo per noi stare a casa. No, certo, esatto. Infatti, però, questa nuova socialità che stiamo riscoprendo, ovviamente quella del viso, ovviamente ci ha chiesto di non farla e noi giustamente non la facciamo, ci stiamo abituando appunto a app come House Party che ci aprono un mondo e questo però pone anche un problema, a parte l'agenda fittissima, tipo il pranzo, l'aperitivo, la cena, il dopocena. Ma anche il fatto che comunque implica un po' un dress code, no? Perché comunque Sì. effettivamente Ma magari. meno male, perché sennò saremmo in pigiama tutto il giorno. Anche quella è una cosa importantissima. Cioè, comunque, anche se sei in casa, io cerco di starci il meno possibile in pigiama. E tu. Poi, vabbè, la tuta, quella, vabbè, quella la tuta la passiamo. Però il resto, se no ci buttiamo giù troppo. E l'altro giorno, appunto, con una delle nostre ospiti di GQ Telefono a Casa, Carolina Crescentini, commentavamo il fatto che suo marito Francesco Motta invece è sempre super. Sì, la coolness è un punto anche dentro casa. E dicevamo, visto che sai che noi, appunto, come GQ facciamo sempre i nostri best dress, Certo. ogni settimana, peraltro, io e la mia collega Paola Montanaro dobbiamo cercare, appunto, i meglio vestiti della settimana, e ora sta iniziando a diventare un problema perché non esce più nessuno. Quindi, I meglio vestiti in casa, gli outfit esatto, casalinghi quindi i meglio migliori. È vestiti in casa. Quindi, fotografatevi su Instagram e così vero, è poi vero. torniamo a pescare in casa. E uno va bene perché è facile essere best dress. Così, tout court, ma facciamo un GQ Best Dress Quarantine Edition e Beh, è vediamo chi vero. è che si Guarda, ritrova anche in casa. leggevo un po' di commenti prima che ci stanno arrivando e tra le persone ne ho vista una che conosco che in casa sta con la giacca. Quindi capisci che alla fine se c'è qualcuno che riesce a stare con la giacca in casa, a parte che ho visto che anche il direttore di GQ poco fa in diretta, perché ho seguito anche la diretta prima perché è molto bella questa delle dirette di GQ, era perfetto con la camicia, il maglioncino, Giovanni non scherza Giovanni è niente. sempre inappuntabile. Io guarda, Neanche. per questa diretta mi sono messa un po' di collane, orecchini, così. Ma sì, no, dobbiamo farlo perché se no è un casino, perché non ci dobbiamo fermare. Tanto tu hai citato la musica prima, no? A parte la scoperta musicale di questa tecnologia, insomma, di cui abbiamo parlato poco fa, ci sono anche tante canzoni che stanno uscendo lo stesso, nonostante tutto, no? Perché comunque tutto deve in qualche modo continuare, proseguire. La musica, a maggior ragione, in questo momento è importante. Perché si vede veramente chi fa la musica per arrivare alle persone e chi fa la musica con degli altri scopi. In questo momento serve la musica per le persone. Quindi continuano ad uscire tante canzoni. Mi ha impressionato vedere, sempre per il discorso dell'opportunità, due artisti in particolare, ad esempio J-Ax che ha fatto uscire il video della canzone nuova e Gali che doveva far uscire il video della canzone nuova, entrambi da questa situazione di disagio hanno fatto uscire dei video molto originali, perché ad esempio J-Ax ha fatto un video tutto girato in casa, a proposito dei meglio vestiti in casa, vatti a vedere gli outfit, Ora andrò subito. tra lui e il figlio Letto che giocano in casa, e ha fatto una canzone tutta con lo smartphone in verticale, coinvolgendo un po' di persone, anche TikTok, eccetera, e Gali invece, insomma, ha fatto un video basato sulle sue live di Instagram, in cui faceva cantare il suo pezzo ai fan. E a quel punto poi ne ha montato tutto un video. E quindi è nata una roba originalissima. A volte queste cose possono nascere solo da una situazione drammatica, diciamo, di crisi. Esatto, anche Irama, che è appunto uno degli ospiti che abbiamo avuto, ha rilasciato il suo progetto Milano in questi giorni e appunto anche lì con video girato, doveva uscire però insomma, con video girato in casa, quindi insomma. Dobbiamo arrangiarci così, sperando ovviamente che sia tutto provvisorio e che ci si sbrighi al più presto, però. Esatto, senti, tu hai anche un bimbo piccolo? Sì, una bimba, Una Rachele. bimba, scusa. E all'inizio, infatti, dicevo, cavolo, durante la prima settimana io non sono abituato a stare a casa, sono praticamente spesso in giro per cose di lavoro, comunque cerchiamo di andare in giro, eccetera. E chiusi in casa, dicevo, cavolo.
Però pensa a quelli che sono proprio da soli, hanno veramente la possibilità di leggere, di fare, di rilassarsi. Cioè, noi comunque siamo un po' nel casino, cioè ci dobbiamo organizzare con i tempi, le cose. Poi Comanda lei. però adesso devo dire che fa la differenza, nel senso lei è una presenza che ci tiene molto attivi, felici, sorridenti, perché comunque il periodo, lei ha 1 anno e mezzo adesso, e quando mai nella vita mi sarebbe potuto capitare di stare 3 settimane, 4 settimane in questo momento così importante a casa? Non sarebbe mai potuto succedere, quindi anche in quel caso lì ho cercato di vedere la parte positiva. Lato positivo. Vabbè, 1 anno e mezzo poi lei forse non si sta neanche Zero, conto ma dell'ora in per lei è una pacchia, vede, cioè, mamma e papà che sono a casa tutto il giorno, per il resto non capisce niente, quindi meglio di così, non sarà dura quando finisce farle capire che non è la vita normale questa. esatto, quello che si dovrà abituare al contrario a non avervi più lì. Esatto. Esatto, però appunto, è una delle cose belle che, di questa, diciamo, quarantena, che ci viene data la Sì. possibilità di passare di fatto, oppure anche virtualmente, magari molto tempo con persone care e che magari a volte tendiamo a trascurare, presi dalla vita di tutti i giorni. Tu poi sei uno che viaggia Assolutamente. tantissimo. Ma infatti, tra l'altro, tutto questo è capitato nel momento più incasinato e allo stesso tempo positivo, perché era un momento in cui stavo girando, cioè avevo fatto, tanto mi è andata di lusso, perché in tutti i paesi in cui ero stato prima, fortunatamente non avevo avuto alcun tipo di contatto di questo genere, però già si parlava di virus, ma quando ero negli Stati Uniti io ho fatto praticamente, vabbè, Parigi, New York, San Francisco, Berlino, tutto nel giro di in 2 o 3 settimane, ogni volta, ogni aereo, ogni aeroporto mi misuravano la febbre, perché già si parlava di questa cosa qua, ma era ancora una cosa che vedevi lontana. A E te maggior la stavi ragione, vivendo bene, però, a viaggiare ma in questo totale, modo. totale, me la stavo vivendo benissimo. E anzi, negli Stati Uniti, quando ero sia a New York che a San Francisco, anche i TG non parlavano del coronavirus, cioè non era una cosa, già in Italia era un po' più presente, no? Invece lì ancora non si parlava di questa situazione. Quindi questa situazione bellissima in cui continuavi a girare, viaggiare, vedere persone, stroncata per tutto questo. Tanto sarei dovuto andare in Islanda 2 settimane fa, ovviamente viaggio anche quello, progetto, lavoro saltato, c'erano altri progetti e purtroppo passare così dall'essere veramente cittadini del mondo, da una parte avere la possibilità di andare ovunque, a non andare da nessuna parte, non siamo abituati. Cioè proprio la nostra generazione non è abituata a questa cosa qua. No, infatti. È particolarmente forte. Quello penso che ci dovremmo abituare perché non Per so un po'. quando saremo in grado di poterci muovere di nuovo liberamente. Intanto noi lasciare la Lombardia, per Bah, esempio. noi bara, in questo momento ci basterebbe poco. Sarebbe veramente una trasgressione incredibile. Mi sentirei in Erasmus quasi ad andare in Toscana. Sparo. Cioè, una cosa. No, più che altro. Hai ragione, è quella sensazione di non sapere un po' quando tutto questo finirà che ti dà un po' di sconforto, però cioè, finirà, nel senso col tempo io credo anche che poi torneremo a quello che eravamo abituati, spero. Ti Cambieranno aspetta, alcune cose. vi aspettiamo in Romagna, qualcuno dice, vi aspettiamo Katia, ma come no? Katia, sono arrivati un po' di messaggi che vediamo se riesco a recuperare tra l'altro qualcosa. salutiamo C'è Michele Irene che ci ha Michele. salutato prima. Grande Michele. No, ma c'è un sacco di gente, vedo, che scrive. Anche Nico che dice, bei tempi quando si poteva uscire e andare a cena con Federer. Anche quella sì, non erano male, quei tempi non erano male per niente. Ma torneranno, Torneremo. noi ci faremo cogliere preparati. Non Anche so perché noi quando. abbiamo ancora un po' di sciate da fare insieme, ricordati. Un Esatto, po' di perché discese con la tavola. l'ultima volta che ci siamo visti a Madonna di Campiglio, in un evento bellissimo, e questa stagione è finita prematuramente. Ma Tra poi l'altro Islanda anche che. lì hanno chiuso la Lombardia, il giorno dopo dovevo andare a fare un'altra attività sulla neve o comunque c'erano dei progetti legati. Niente. Una stagione bellissima. Io mi ero addirittura iscritta a un weekend di freeride, forse è stato meglio così, cioè magari è la Eri stessa troppo generazione. lanciata, sei stata. Stai a casa, non ti far male. Era un messaggio divino.
Irene dice facciamo una Sparty Barton Team, e quindi allora, Ah, facciamo, organizziamo una Sparty. Sì, facciamolo. esatto, una stagione finita troppo prematuramente, ma poi era un anno in cui ha nevicato tantissimo. Sì, era una stagione, è tuttora in realtà una stagione bellissima. Credo che oggi o domani dovrà nevicare ancora, quindi da qualche parte ci sarà della neve fresca che nessuno potrà sfruttare. Ecco, questa cosa del nessuno è l'unica roba che forse ti tiene un po' a galla, nel senso, cioè, siamo tutti nella stessa situazione, il mondo è nella stessa situazione, quindi non hai quel discorso di dire io sono fermo, ma il mondo sta andando avanti, io mi sto perdendo qualcosa. Siamo tutti lì e quindi quella neve là che non sfrutteremo noi non la sfrutterà nessuno per una stagione. Dai, l'anno prossimo ci rifacciamo per forza. L'anno prossimo partiamo carichissimi. Peraltro io segnalo per tutti gli appassionati del genere che mercoledì avremo ospite al GQ Telefono Casa Marcus Seder, che è il campione italiano di Ah. freeride, che fa delle cose Ecco, fatti pazzesche. spiegare qualche trucchetto per fare un po' di, cioè, non per fare cose incredibili, ma poi dimmelo. Credo che, diciamo, i suoi trucchetti comunque non siano alla nostra Ah. portata, almeno quantomeno alla mia, ma ci faremo Ma dire. quante persone state incontrando con questa? Perché anche quella è una possibilità, cioè in un altro momento non si sarebbe potuto fare una roba del genere, incontrare così Delle tante persone. dirette? Sì, in diretta. No, sì, esatto, stiamo tutti sperimentando nuovi formati e anche questo magari Certo. chissà, magari poi ce lo porteremo avanti, anche quando sarà finita l'emergenza, magari sarà un format che poi sarà diventato collaudato, quindi vediamo. E sì, Vediamo, siamo più o meno tra l'altro sono due o tre appuntamenti al giorno. almeno insomma anche quello lì, cioè, confrontarsi, vedere un po' come sono messi gli altri. Tra l'altro, citando i viaggi di prima, l'ultimo viaggio che avevo fatto proprio prima che succedesse questo era a Berlino, dove avevamo fatto anche un racconto nelle stories di GQ su tutto quello che erano i Laureus, questi Oscar dello Vero, sport. tu li hai seguiti per E noi. lì ho raccontato un po' quello che accadeva, che è accaduto, e tra l'altro a breve uscirà il video probabilmente anche sul canale YouTube di GQ. Quindi Quindi, peraltro, la butto lì, dovrebbe succedere. canale YouTube dove tutte le dirette poi sono, Ah, vedi. ogni diretta poi viene pubblicata anche sul nostro canale YouTube. Ok. Perfetto. Si può sempre rivedere in qualunque momento. Bene, quindi io ti ringrazio per essere stato con Grazie noi a questo voi. pomeriggio. Ti auguro una buona fine giornata e una buona serata. E vi ricordo gli appuntamenti di domani che sono a mezzogiorno con lo chef Davide Oldani. Quindi Bello, così mi collego. prendi delle idee Sì? prima di pranzo o per fare delle challenge Sì, mi collego. e invece alle 3 con Riccardo Pozzoli. Ok, va bene, salutami Riccardo. A presto allora, grazie mille a voi. Ciao, 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 ciao a grazie a tutti. tutti.